Bene, buongiorno. Allora, ci troviamo qui stamattina con gli amici di CMI per affrontare un tema delicatissimo, che è quello in parte dell'emergenza sanitaria che l'intero paese sta vivendo, ma per quanto ci riguarda l'aspetto più preoccupante è la crisi e l'emergenza politico-istituzionale che il nostro paese sta vivendo. Dopo mesi di inattività della politica, e non faccio riferimento a schieramenti di sinistra o di destra, ma parlo della politica in generale, dopo mesi di inattività il Paese non si è fatto trovare pronto a quello che era una probabile seconda ondata del virus, e quindi del pericolo sanitario che vivevamo, e ci siamo ritrovati ad affrontare invece una vera e propria emergenza sociale. Hanno avuto il coraggio barbaro di dividere il Paese, casomai ci fosse stato bisogno di fare ulteriori divisioni, di dividere il Paese in fasce e di creare ulteriori divisioni tra regioni, tra strati sociali, tra le varie categorie. Ovviamente questo ha fatto sì che la gente, stanca di questa incapacità politica di affrontare le vere problematiche, quindi di dare risposte certe alla salute, al pericolo salute che vivevamo, sta dando forma a proteste, diciamo, spontanee, popolari, che ovviamente poi per certi aspetti si sfociano anche in avvenimenti che possono essere violenti o comunque criticabili. Allora noi abbiamo già chiarito, già dalla prima manifestazione a Napoli assieme all'amico Sergio Angrisani, che innanzitutto esprimiamo la massima solidarietà a chi in questo momento è in una condizione di sofferenza e quindi ovviamente legittimamente protesta, al di là di quelle che sono le forme. È chiaro, la violenza insomma la rinneghiamo, ma voglio dire, se la gente scende in piazza è perché sta vivendo una sofferenza, altrimenti non ci sarebbe motivo e starebbero tranquillamente a casa loro, insomma, a viversi come dire questo momento. La cosa che in modo particolare in Campania sta infastidendo sia come dire, la società, la cittadinanza, ma anche poi le altre organizzazioni politiche come la nostra, è questo degrado istituzionale che stiamo vivendo. Un governatore che accusa il sindaco che accusa il governatore, un continuo teatrino a confrontarsi sul niente anziché pensare a quelle che sono le reali emergenze del paese. Questo ovviamente è una cosa intollerabile e invitiamo appunto i protagonisti delle istituzioni in questo momento a recuperare dignità alle istituzioni e alla politica, perché non è possibile andare avanti con queste barzellette. Pensavo alle parole che dice il presidente dell'ordine dei giornalisti quando nella cerimonia di investitura dei nuovi giornalisti consegna le tessere e dice: dove arriva un giornalista arriva della libertà, dove arriva la libertà arriva un giornalista. Non è così. Purtroppo dovrebbe essere così, ma non è sempre così. Sia io che Ciro, oltre ad essere responsabili politici dei due movimenti che vedete qui sul manifesto, siamo entrambi giornalisti. Stranamente, quando noi raccontiamo, anzi per il solo motivo di volere raccontare la verità, Siamo tacciati di complottismo, si può dire? Complottismo. Bene, se chi racconta la verità è complottista, noi siamo orgogliosamente complottisti. Per una ragione semplice: noi siamo in totale stato confusionale, non noi personalmente, noi cittadini di questa Repubblica e in particolare noi cittadini di questa parte del Paese. Abbiamo un governatore che a seconda del suo umore si sveglia una mattina e emana una ordinanza. Fino a ieri sera doveva essere dichiarata zona gialla la Campania, zona rossa scusatemi, poi diventa automaticamente zona gialla. Lui resta deluso da questa cosa, chiude le scuole, lascia a metà aperte le attività imprenditoriali e commerciali, e mi leggo all'oggetto del contendere. Queste decisioni isteriche di chi ci sta governando stanno determinando il fallimento di moltissime attività imprenditoriali. Io ho parlato proprio ieri
con un imprenditore napoletano che non voglio portarla sul drammatico, ma è quello che è accaduto. In lacrime, un uomo di 56 anni mi ha detto: Sergio, io dopo quasi 28 anni di attività devo mandare a casa 6 dipendenti e un cuoco. Quindi lui stamattina non ha aperto la sua attività, ha chiuso, e come lui ha chiuso il Gambrinus, che aveva 42 dipendenti. Stamattina molti non hanno aperto perché pensavano, e lo potrete vedere se inquadrate la piazza, perché fino a ieri il governatore della Campania aveva detto che stamattina ci sarebbe stato il lockdown, l'aveva annunciato quasi in maniera minacciosa, ripeto, fermo poi rimangiarsi il tutto e dire vabbè, chiudo solo le scuole, così come gli passa un pochino per la testa. Questo qua è il personaggio che meno di 20 giorni fa i campani hanno eletto con il 70% dei consensi, tranne oggi scoprire che è un uomo disperato, confuso, che non ha alcuna capacità amministrativa, e questo me ne assumo la responsabilità politica. Non ha, il governatore De Luca non ha nessuna capacità amministrativa e gestionale dell'emergenza sanitaria. In piena emergenza sanitaria, ragazzi, quello che dico potete farlo tutti come verifica, ospedale San Giovanni Bosco, l'emergenza sta chiusa, 8 posti in emergenza sono stati persi, più 10 in subintensiva, quindi in una fase di straordinaria emergenza, come ci narra quella stampa fallace, bugiarda, asservita al sistema, va in contraddizione. Ufficialmente sta chiuso per lavori, cioè immaginate un ospedale che ha una emergenza intensiva di 8 posti e una subintensiva di 10 posti. Da aprile scorso ad oggi non hanno fatto nulla, neanche la separazione sporco pulito, chiude in piena emergenza sanitaria. Sono 26.000 per adesso i posti di lavoro persi dall'inizio di questa pseudo pandemia, mai dichiarata, mai confermata pandemia, simil pandemia, come diceva l'Organizzazione Mondiale della Sanità, trasformata dal linguaggio. Ecco, il linguaggio è importante in tutto quello che sta accadendo: coprifuoco, distanziamento sociale. Siamo in guerra con chi? Non si è capito ancora. Siamo in guerra con qualcosa che altro non è che un'influenza complessa, come dicono tutti i virologi, i ricercatori e gli scienziati seri, non quelli là al soldo del sistema, i ricercatori di fortuna, di poltrone o di chissà che cosa. Bassetti, Bassetti è ligure, quindi lontano da noi. Bassetti ha detto che finita questa pandemia lui andrà via da questo paese perché non ci avrà più spazio. Il professore Giulio Tarro ha sempre detto fin dall'inizio ai miei microfoni: questa è una influenza mite, non fa morti. I morti che fa sono i morti determinati da patologie serie, complesse, pregresse. E dalla inadeguatezza del sistema sanitario. Ma soprattutto dall'inadeguatezza, ma anche dalla incapacità del nostro ministro della salute. Il ministro Speranza è l'ultima persona, dal nostro punto di vista, dal nostro osservatorio, in grado di gestire e determinare il sistema operativo. Non c'è un protocollo, non esiste, ripeto, ancora la divisione sporco pulito. Chi arriva in un pronto soccorso con un braccio rotto a fianco può avere una persona Covid, può avere una persona colpita da Covid. Quindi, o chi arriva con un infarto o qualunque altra cosa. Quando si parla di sporco pulito non è biancheria, è questo. Lo potete verificare, ospedale del mare, provate ad andarci. È così. Il nostro punto di vista è tutta una montatura internazionale, perché ci stanno degli asset che devono cambiare. Lo stiamo vedendo con quello che sta accadendo. Ci ha raggiunto anche il segretario generale del sindacato. Vorrei Vito Vicesilao, avvocato, accanto a me. E dopo conclude, do subito la parola all'avvocato. Che
si presenta pure, perché non tutti purtroppo la conoscono, sì, io sì, lei è famosissima. Quindi voglio dire, ci troviamo di fronte a una situazione mal gestita, c'è una mala gestio sia a livello territoriale che a livello nazionale. Chi sta pagando lo scotto sono i lavoratori, sono le aziende, ma soprattutto il sistema sociale. Sono Vito Vincenzilao, sono qua in veste di rappresentante di un'associazione datoriale che è Confimpresa Italia, che rappresenta un po' il tessuto lavorativo di tante aziende. Un po' di voce perché sarà... Che rappresenta un po' il tessuto operativo, lavorativo, fattivo di tante imprese su tutto il territorio nazionale che stanno vivendo in questo periodo una fase di forzata sopravvivenza, forzata nel senso che le attuali condizioni dei vari DPCM hanno indotto tutte le aziende, ma questo purtroppo è un dato oggettivo, non è una banale constatazione, a doversi inventare delle alternative imprenditoriali. Alternative imprenditoriali che purtroppo vengono mortificate, nel senso che malgrado gli sforzi di questo governo sembrerebbe che la cassa integrazione non sia andata sempre a buon fine, sembrerebbe che le contribuzioni non abbiano raggiunto tutte le imprese che stanno soffrendo in questo periodo, sembrerebbe che i nuovi stanziamenti previsti non arriveranno nei tempi utili e quindi necessari alla sopravvivenza delle aziende, perché se parliamo del fondo europeo e degli stanziamenti a fondo perduto, laddove dovessimo raggiungere questo risultato non sarebbe prima della fine del 2021. Altri finanziamenti e fondi non ce ne stanno. La domanda che ci dobbiamo porre come categoria è: da dove arrivano questi fondi che attualmente hanno erogato? Purtroppo arrivano, e la risposta è semplicissima, dall'aumento del debito pubblico, che comporterà necessariamente un ripensamento tributario e fiscale sia sui lavoratori che sulle aziende, deprimendo ulteriormente quello che è il mercato e la capacità di ripresa dei consumi. Questo ce lo dobbiamo dire con molta onestà, oltre al fatto che il problema che ci dobbiamo porre tutti, sia imprese che lavoratori, è la capacità dell'INPS di reggere agli attuali esborsi e alla capacità di affrontare le nuove sfide. Diamo per scontato che sia un'emergenza reale. Se è un'emergenza così preoccupante, che allarma i nostri scienziati, che allarma il sistema ospedaliero, che allarma anche la cittadinanza, mi pare il caso che ci siano tante autorità a poter intervenire sulla questione, che ci sia il Ministero della Salute, il Presidente del Consiglio, il CTS, il Governatore, i sindaci. Addirittura è di ieri il provvedimento del Sindaco di Giugliano che vieta di fumare nelle aree esterne senza tenere conto delle esigenze di un tabagista. Io non lo sono, ma capisco qual è la difficoltà per un fumatore di vietare addirittura il fumo all'esterno. Quindi ognuno è un sistema che ormai è impazzito, ognuno pensa di sovrapporsi agli altri sempre con ulteriori restrizioni, nessuno che abbia una visione di come superare questo momento di emergenza. Allora, se proprio deve essere trattata come emergenza, deve essere trattata da un'unica autorità e senza questa suddivisione, che non sta facendo altro che suddividere ulteriormente e portare ad un individualismo eccessivo. Ogni persona si sente da solo e ognuno sta affrontando l'emergenza come meglio crede, e ovviamente assistiamo poi a quei fenomeni di intolleranza, perché magari io posso essere meno preoccupato rispetto ad un altro e all'esterno cerco quando è possibile di non utilizzare la mascherina, però questo può infastidire chi è preoccupato per la propria salute e ti obbliga a metterla, e nascono delle discussioni che non hanno né capo né coda, perché è incapace il nostro sistema politico istituzionale di dare regole certe nel rispetto della salute delle persone e delle emergenze, di quello che e non ognuno che improvvisa secondo quelle che sono le proprie necessità politiche. Abbiamo assistito negli ultimi giorni veramente a uno spettacolo degradante per la nostra città, ma per la politica in generale, di questo che è stato, insomma, il rimbalzo di accuse tra De Magistris e il governatore del CUN. Non ne possiamo, abbiamo dei problemi seri, che appunto il fallimento del nostro sistema sanitario. Poi bisogna anche tenere conto, giustamente lo diceva Sergio, per l'ordine dei giornalisti, ma l'ordine dei medici, l'ordine professionale dei medici non è da meno, perché se il presidente dell'ordine dei medici si sogna di chiedere, probabilmente dal suo osservatore ritiene che sia così, di chiedere il lockdown per l'intero paese, quindi che tutto il paese sia trattato come zona rossa,
pareva lo stesso presidente dell'Ordine dei Medici che ha chiesto ai medici di non fare le visite domiciliari, quindi quello che era un prima presidio di soccorso emergenziale per le persone in difficoltà è stato negato, quindi non si può chiedere questo e il contrario di questo, bisogna essere coerenti con le scelte che si fanno ed è questo che noi chiediamo alle nostre istituzioni. Io volevo dire una cosa molto semplice, in questo paese ormai l'abbiamo capito, si muore solo di Covid, per il resto non si muore più di nient'altro, quindi questo dovrebbe farci stare tranquilli per certi aspetti. Abbiamo trovato quindi la soluzione per i tumori, per gli infarti e per tutte le malattie, anche asintomatiche, quelle là che ti fanno stramazzare al sole senza nessun motivo, no? Gli ictus per esempio. O far morire neonati innocenti, come è successo appunto, mi suggeriva quella ragazza che purtroppo è stata fatta lasciare morire il bambino perché aspettavano il risultato del tampone. Qua siamo alla follia totale, siamo alla follia totale. Non è vero che non esiste però Ciro un organismo, esiste quella famosa task force di cui non ne sentiamo più parlare. È un costo che grava ancora di più sulle tasche dei contribuenti, un gruppo di 450 persone che non sappiamo neanche chi sono, non sappiamo in cosa, ma sicuramente saranno dei cervelloni, visti i risultati, no? Visti i risultati saranno delle menti straordinarie come lo sono i nostri governanti, perché come vedete sta andando tutto bene.